Per piacere, fatemi un favore, cazzo, smettete di comprare Kang Brothers. Fanno pena, ragazzi. Allora, quattro pedali flat a confronto. Allora, quattro pedali flat che ho provato, che secondo me sono ottimi da comprare. Iniziamo con i Whale Go, questi qua vengono sulle 20 euro, sono in metallo. Whale Go, se non dico una cavolata, dovrebbe essere la prima produttrice di pedali al mondo. Hanno parecchi modelli, questo è proprio uno dei modelli più base ed è il modello che mi fa salire la bestemmia quando vedo bici con dei pedali di marche improponibili, tipo Rock Bros, altre cinesate. Questi li trovate anche su Amazon. La cosa bella di questi è che già così hanno molto grip, hanno già 10 pin. In più, una cosa che io guardo spesso nei pedali flat è il fatto di poter sostituire rapidamente i pin. Questi pin non hanno grani strani o cose strane. Una volta, a parte che non li rompete mai, che questi pedali qua ci avranno 6-7 anni. Una volta perso questo pin, diciamo, potete benissimo inserire una brugolina dall'altra parte e fare un pin della lunghezza che volete con una brugola, una semplice bulloncino, senza dover prendere pin strani, robe strane. Non so quanti anni hanno questi. E sono sulle 20 euro su Amazon, più o meno. Poi sicuramente saranno anche altri modelli, anche più belli e quello che volete. Questo, Shimano GR500, questi stanno sulla cinquantina di euro, a volte li trovate l'offerta su Amazon o sui vari siti, sulle 40-45 euro. Il secondo pedale così che compro, l'avevo nero, l'ho venduto con un'altra bici che avevo. I pin di questi sono devastanti, cioè nel senso su scarpe tipo le 510 vi strappano le suole perché sono fini, filettati, hanno tantissimo grip. Il pedale a me piace questa forma, praticamente è il vecchio Saint. Invece di buttare, diciamo, il progetto, l'hanno richiamato GR500 e lo vendono una cavolata. Anche questi, una volta spaccati questi pin saltano. Se prendete le rocce riuscite a farli saltare perché sono fini. Questo è un bulloncino con doppio filetto, cioè ovvero il filetto grande che si avvita e il filetto piccolo che esce. Una volta spaccati, questi li cambiate, andate al ferramenta con 1 euro, vi regala 10 kg di bulloncini e li mettete un po' più spessi, in modo che non vi strappino le suole e abbiano comunque grip, perché secondo me il pin filettato ha sempre molto più grip rispetto a quello liscio. A quello liscio, cosa volevo dire? Questi durano, non mi è mai capitato di dover fare qualche manutenzione straordinaria o cosa. Adesso per di preciso questo paio ha 6 mesi. E la cosa bella di questi pedali è con questo pin qua, se ce l'avete ancora senza sostituirlo col pin originale, è che tipo io li uso spesso con le sneakers, come possono essere le Vans o altre scarpe, oppure io quando piove a volte uso i flat e metto su delle Salomon in Gore-Tex e grippano veramente tantissimo. Se usate la suola da skate, grippano tantissimo. Niente, e questi li trovate sulle 50 euro, sono i miei preferiti, cioè di quelli che e sono uno tra i miei preferiti. Poi andiamo subito su quelli più gozzi. Allora, questi sono gli Hope, iniziano ad avere già un costo elevato perché sono sulle 140 euro. È il modello vecchio di Hope, l'F20, che adesso non so quanti anni può essere che sono in commercio questi pedali. Sono in alluminio, sono abbastanza leggeri per la grandezza che hanno. Anche questi durano perché questo modello di preciso, se non sbaglio, è un 2019, comprato nel 2019, mai aperto, mai niente. Il pin resiste alle botte più dure perché li ho sbattuti sulle rocce mille più volte e non si spaccano.
adesso tocchiamoci le palle. Problema di questo pin che una volta che lo rompete, dovete mettere questo pin. Non ho mai provato ad accrocchiarci, cioè magari si riesce a mettere qualche brugolina lunga dall'altro lato, Però diciamo che principalmente al suo pin. Di solito nella scatola quando li comprate avete un sacchettino con tutti i pin di riscorta. Questi sono fighi, però una volta erano tipo i modelli più fighi, erano gli Hope. Sono ancora belli, io li uso ancora tutt'oggi sulla Ghost. E però costano 140 euro. E già la spesa si fa alta, già su quella cifra lì trovate tipo gli HT che secondo me sono un pelino meglio, perché questo pedale qua tiene molto con la suola della 510, ma già se avete la suola tipo dell'O'Neill, che non è, beh, una scarpa dell'O'Neill costa 50 euro, non è così bella come quella della 510, il pedale scappa e non ha lo stesso grip di avere il pin filettato, però la loro sporca figura la fanno. Allora, e poi vediamo da questi. Questi sono i Noc Proof Horizon Pro 6000. Questi secondo me sono i pedali migliori flat. Questi secondo me sono i migliori pedali flat che hanno mai fatto. Sono veramente bellissimi. La piattaforma è larga, hanno dei colori fantastici perché trovate dei modelli che hanno tipo la colorazione oil, petroli, come si chiama, il silk, sleek. Ci sono con la piattaforma color metallo e vari colori, o se no sono tutti colorati. E questi hanno un grip fantastico. Questi hanno il pin filettato, come vedete ha il bulloncino, che volendo è quel bulloncino che vi dicevo che potete mettere su di Shimano, che una volta che spaccate i pin originali. E addirittura qua sono montati ancora con la rotellina, con la rondellina sotto, quindi si può guadagnare 1 mm ancora di pin, ma sono veramente bellissimi. Secondo me sono i migliori pedali flat che hanno mai fatto, anche per il costo. Allora, quando li trovate che costano tanto o in qualche colorazione speciale, li trovate sulle 90 euro. Ma se guardate bene su Nuke Proof, su Chain Reaction, questi li riuscite a portare a casa a volte anche con meno di 50 euro e sono imbattibili. Se trovate questi pedali a 60-50 euro, ma anche a 70, secondo me vincono a mani basse. Sono i migliori, sono quelli che mi piacciono di più. Peccato che non rimangono qua con me, vanno via, vanno da mio amico, anche perché sono i suoi. E niente. Io continuerò a usare gli Hope e gli Shimano sulle mie due bici che alterno con gli SPD. E per piacere, fatemi un favore, cazzo, smettete di comprare i King Brothers, fanno pena, ragazzi.